Dal ristorante Pizzeria Foconè a San Buceto di San Giovanni Teatino in via Mendola sulla Tiburtina Valeria, torniamo molto volentieri. Il saluto di Paolo Minucci. Incontriamo per l'occasione il sindaco di questa splendida realtà, di questa splendida cittadina, Luciano Marinucci, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo Testarossa di Pasetti a questo nostro incontro. Cin, sindaco, è un piacere. Bevo poco perché se no si pensa a Ma d'altra bere. parte, siamo ospiti dell'amico Luciano Passeri, davvero un autentico professionista del settore, già campione del mondo dei pizzaioli, d'altra parte è un personaggio molto conosciuto, un professionista dei fornelli a 360 gradi, un locale che va per la maggiore, che vi aspetta tutti i giorni qui a San Buceto. Tatino, siamo a pochi passi dall'aeroporto Liberi, di fronte c'è un altro locale che lui gestisce, la pizzeria Milù, meta fissa di tanti appassionati del settore. Quindi salutiamo e ringraziamo l'amico Luciano Passeri che ha a disposizione uno staff altamente professionale e qualificato per accogliervi nel migliore dei modi. Davanti a questi antipasti, davvero tutti prodotti a chilometro zero, noi d'altra parte eravamo già stati ospiti in diverse occasioni, anche recentemente, con uno dei candidati alla poltrona di sindaco di San Giovanni Teatino, vale a dire l'ex primo cittadino Verino Caldarelli. È giusto e doveroso, dal momento che il prossimo 5 giugno si tornerà al voto, ospitare il sindaco per puntualizzare, per mettere a fuoco di tante cose di cui abbiamo disquisito nei giorni scorsi. Allora, sindaco, intanto io tra poco le andrò a servire questi antipasti, ma poi le dico subito che seguiranno primi e secondi piatti. Qui si mangia davvero molto bene e lei, d'altra parte, conosce alla perfezione il ristorante Foconè. Che giudizio ha di questo locale? Intanto, la premialità va data al Luciano Passeri che ha intuito che San Giovanni Teatino, proprio per la sua conformazione, poteva essere la zona ideale per avviare questa attività commerciale che molti ricorderanno è fuori dalla sua storia, perché lui Passeri Giocattoli a Pescara era uno dei negozi storici, io mi Che recavo ha da loro. cresciuto intere generazioni, Intera d'altronde. generazione, buttarsi sulla pizza e sulla ristorazione dimostra quanto possa essere intelligente questo ragazzo, ma poi sono i risultati quelli che contano. E San Giovanni Teatino è famoso anche per ospitare come ristorante, il ristorante Foconè di Luciano Passeri, campione del mondo della pizza. Oh, e questo è davvero un orgoglio per San Giovanni Teatino, ma è un orgoglio anche per l'intera regione Abruzzo. Complimenti all'amico Luciano Passeri. Detto doverosamente quanto abbiamo sostenuto, veniamo a noi. Sindaco, è doverosa una puntualizzazione, una risposta da parte sua, perché come dicevo, nei giorni scorsi noi abbiamo avuto ospite un personaggio molto conosciuto sul territorio, non solo a San Giovanni Teatino, vale a dire l'ex sindaco Verino Caldarelli. E dal momento che noi ricordiamo benissimo i problemi che lei ha denunciato pubblicamente quando si è insediato 5 anni fa, lei parlava di problemi di natura economica, ma addirittura l'ex sindaco Verino Caldarelli ha detto pubblicamente di aver lasciato un piccolo tesoretto da gestire, vale a dire 5 milioni di euro che lei si è ritrovato il giorno del suo insediamento a Palazzo di Città. A questo punto c'è tanta confusione ed è giusto che lei faccia chiarezza con i documenti alla mano, così come ha ritenuto opportuno portare al seguito. A chi credere? Beh, intanto a me mi dispiace essere poi profeta di quello che dico, perché tornare su questi argomenti e dover parlare di Verino Caldarelli, me l'avevano preannunciato come una persona cambiata, una persona che aveva perso l'aggressività, l'arroganza e purtroppo dopo 5 anni di assoluta assenza dal territorio è tornato più aggressivo di sempre, dicendo una serie di cattiverie, quindi io penso che il cambiamento sia stato in negativo e non in positivo. Usa delle terminologie che sono veramente brutte al cittadino che ascolta, parla di disastri, parla di scelte scellerate, di mostri, parla Di ecomostri. di ecomostri, parla di schiacciare, io questo è un inciso che voglio fare, un cristiano che si professa tale, che parla di schiacciare insetti e formiche, di annullarle, annientarle, onestamente all'orecchio di chi di politica non vive, ma l'ascolta, e ascoltare dalla bocca di una persona che ormai oltre sessantenne avrebbe dovuto dare l'idea che
che questo paese è un paese che è cresciuto. Il merito non è solo mio, nel mio modo di essere, nel mio stile. Il paese è cresciuto perché le nuove generazioni, perché i nuovi ingressi hanno portato una cultura diversa da quella che professa una vecchia politica, che purtroppo illude quei giovani che probabilmente vorrebbero metterci qualcosa di loro in un percorso politico, però purtroppo sono contornate e costernate di tutte bugie e cattiverie che io purtroppo non è che sono un candidato sindaco. Io sono il sindaco di San Gianni Teatino, quando rispondo devo rispondere con atti concreti, tutti i documenti che porto dietro e sono tutti firmati, protocollati e certificati. Quindi documenti veri, insomma. Documenti veri, quindi se dice che sono falsi può tranquillamente denunciarmi e denunciare chi li ha firmati, e così alla fine vedremo che la realtà è quella che dico io e le bugie sono quelle che racconta lui. Ecco, però per entrare proprio nel merito della risposta, ecco, 5 milioni di euro che Verino Caldarelli avrebbe dovuto, a suo dire, lasciare alla nuova amministrazione, che lei in pratica ha sperperato in un colpo solo, a suo dire, ovviamente, a dire di Verino Caldarelli, acquistando un campo sportivo che in quel momento non se lo sarebbe potuto permettere il Comune. Allora, intanto dico questo, che nel mio percorso, nei primi 4 anni, mi sono ritrovato 2 milioni e 800 mila euro di debiti da pagare della gestione del sindaco Verino Caldarelli, e sono tutti debiti che io a breve vi elencherò e sono tutti certificati. Ma io mi devo purtroppo riferire a quello che il responsabile del servizio economico e finanziario mi dice a settembre, 3 mesi dopo la mia elezione, e confesso ai cittadini di San Giovanni Teatino che dopo quella campagna elettorale ho avuto un po' bisogno di tempo di riprendermi e quindi mi sono un po' adagiato, però insomma sono tornato con la voglia, con l'istima di fare meglio, e il responsabile dell'ufficio economico e finanziario, che è lo stesso di Caldarelli, e cioè il dottor Alberto De Francesco, che firma, questa relazione, deve subito inquadrare con il protocollo 1725 del 9 settembre 2011, dice che il saldo complessivo in data odierna risulta pari a meno 8.699.554,92 a fronte di un obiettivo programmatico di più 602.000 euro a gennaio dell'anno Quindi scorso. Quindi più di 8 milioni di debiti. Sì, che noi abbiamo cominciato a razionalizzare e fino a dicembre ne siamo riusciti a risparmiare 2,5, e quindi a dicembre ci troveremo con un saldo negativo di meno 5.767.380. Faccio leggere anche a lei, se no sembra che io dico le bugie. Ci mancherebbe. Questa è la situazione del Comune San Giovanni Teatino, dove noi abbiamo avuto la forza, il coraggio di intervenire con un accordo che è stato l'accordo con la COP, che ha lasciato nelle casse comunali San Giovanni Teatino, e che noi spenderemo a breve, l'anno prossimo, in ordine a oltre 11 milioni e mezzo di euro che dovremo cominciare a spendere dal 2017. E sono praticamente debiti che io mi sono ritrovato e mi sono fatto certificare semplicemente perché sono quel documento di cui parlava anche, sempre firmato dall'attuale responsabile, che è il Ubaldo Di Nardo, responsabile del primo settore ragioneria, e sono debiti che si sono generati nella mia amministrazione. Dico ai cittadini, 580.000 euro di spese legali che io dovrò pagare, che voi dovete pagare, per tutte le controversie che si sono trascinate dietro. Io nella mia quinquennio ho speso 60.000 euro. Oltre 40 cause le abbiamo fatte fare all'interno all'avvocato dell'ente. 245.000 euro l'abbiamo dovuto dare, rimborsare a due ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato che ci hanno fatto causa. 400.000 euro l'abbiamo dovuto accantonare un fondo per i dipendenti comunali che, con un'ispezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le dovrebbero restituire, noi le abbiamo dovute coprire con i fondi delle casse comunali e quindi sono accantonati. 80.000 euro un'azienda agricola che fece causa alla precedente amministrazione, chiaramente si è materializzato nella mia gestione, 825.000 euro che stavano su tutti i giornali, ex dipendenti transitati nel Comune San Giovanni Teatino, poi andati in pensione o morti, che il Comune ha continuato a incassare a 250.000 euro all'anno come contributo da parte dello Stato, adesso noi li stiamo restituendo a 150.000 euro all'anno, e dulcis in fundo, tre vigili stagionali che avevano fatto un percorso di vari anni, 6 anni, nel Comune San Giovanni Teatino, che avanzano 100.000 euro e che glieli sto dando io nel mio bilancio. Quindi parliamo di 2.800.000 euro più, non c'è in questo elenco, che comunque ripeto è firmato e protocollato, 800.000 euro che abbiamo dovuto rimborsare all'ACA
per la depurazione delle fogne dal 2008 al 2012 che non sono state pagate dal Comune di San Giovanni Teatino. Questi Caldarelli sono i debiti. Dice di aver lasciato l'opportunità di contrarre mutui per oltre 12 milioni di euro. E poi, perché insiste su questo discorso del campo sportivo? Cos'è successo? Allora, intanto bisognerebbe dire ai cittadini che quell'indice di indebitamento al 2011-2010 è notevolmente peggiorato. Adesso noi siamo scesi intorno al 4-5% di indebitamento. Ma la nostra politica è proprio questa, cioè quella di evitare di continuare a fare mutui che già hanno appesantito il bilancio del comune. Noi siamo l'unico comune, credo, in tutta l'area metropolitana che paga una quota di interesse di 1.200.000 euro l'anno su 1.700.000 di rimborsi che facciamo per i mutui. Spoltore, per esempio, tanto per fare un dato concreto, su 20.000 abitanti paga 700.000 euro di interessi passivi e 600 di quota capitale. Il campo sportivo l'abbiamo ricomprato, quello che lui chiama una scelta scellerata, l'abbiamo ricomprato perché il Partito Democratico, che a quei tempi per battere Vino Caldarelli aveva appoggiato la mia lista, mi aveva portato una dote di 250 firme di 250 famiglie, che erano quelli che risiedevano nella zona del parco, ma credo che un parco cittadino di 17.000 metri quadrati sia un patrimonio dell'intera collettività di San Giovanni Teatino, l'avevano posto come condizio per un appoggio alla mia lista. E quel parco lo abbiamo pagato senza fare un mutuo. Abbiamo preso 1.050.000 euro nel 2012, non nel 2011, che vengono fuori dall'accordo che abbiamo fatto con la Coop, che molti soldi della Coop sono rimasti nelle casse comunali, e 400.000 euro l'abbiamo preso dall'avanzo di amministrazione che lui dice di aver lasciato nell'ordine dei 700-800.000 euro, che poi sono cambiate per una posta sbagliata nella scrittura. Ma come vedi, le scritture sbagliate c'erano diverse, perché se a settembre mi dice che sto sotto di 8 milioni di euro, io a momenti svenivo per quel dato. Quindi il parco è una grande realtà. Diciamocelo noi che siamo persone serie, consegnare piuttosto che un agglomerato di cemento il futuro al centro di San Giovanni, un vero polmone verde che raccoglierà non solo le famiglie di San Giovanni Teatino, ma tutte le famiglie della metropolitana. Noi ci stiamo spendendo dentro 30.000 euro di giochi che attireranno tutti quelli che oggi viaggiano nei vari parchi dell'area metropolitana, 15.000 euro offerti dalla ICO per realizzare una palestra outdoor professionale, 1 chilometro di pista per correre a piedi e in bicicletta per i bambini, 9.000 euro di attrezzi che sono riferiti per l'attività delle famiglie, ma 120 alberi, e quel parco si chiamerà Parco 120. Il nome di questo parco verrà scolpito nel ferro, rimarrà indelebile perché segnerà realmente l'orgoglio della mia amministrazione, della mia squadra, di quello che oggi è un dato assolutamente incancellabile, rimarrà nella storia. Quel parco riconquistato al cemento, purtroppo è l'unica conquista che noi abbiamo potuto fare, oltre a quella di annullare un multipiano di 3 piani del fianco alla Coop, che sarebbe stata un'altra ennesima colata di cemento che bisognava realizzare in quell'accordo di programma previsto nel piano regolatore approvato in passato. Quindi abbiamo combattuto realmente contro questo. Penso che definire Ferrari un parco è un gravissimo errore. Io credo che di Ferrari San Giovanni Teatino ne abbia ben due, e le ha acquistate lui e non se le poteva permettere. Ha una piazza di 1.400.000 euro. Piazza centrale. Piazza centrale da 1.400.000. E, insomma, stiamo parlando di una piazza di quasi 3 miliardi di vecchie lire, perché l'italiano deve ragionare ancora in lire, se no andiamo a finire dentro un fosso, e una piscina da 5 milioni e mezzo di euro, che tra l'altro è stata fatta male, si è allagata perché è stata costruita in un punto sbagliato del territorio, come è stata costruita in un punto sbagliato del territorio l'ecomostro che lui dice, che poi spero che lei faccia questa domanda, certo. La scuola di Dragonara, costruita in prossimità di cave dell'alta tensione, che preoccupa tanto i genitori e che fa terrorismo su quello che oggi è quella realtà che lui comunque va predicando a vanvera. Certo, sarà senz'altro uno degli argomenti in questa calda campagna elettorale. Via Roma, i marciapiedi di Via Roma, cos'è successo? Ecco, vogliamo fare chiarezza, sindaco, perché se ne sono dette davvero di tutti i colori. Allora è giusto puntualizzare quello che è successo per quanto concerne il capitolo di Via Roma. Ho anche qui il dossier su Via Roma, chiaramente tutto certificato e firmato sia dal tecnico che ha realizzato Via Roma, che è lo stesso tecnico incaricato da Verino Caldarelli nel vecchio progetto, che non è cambiato assolutamente, se non nella nostra idea di portare una pista ciclabile laddove c'è un parco. Quindi sono cambiate, ma quando Verino Caldarelli parla di progetti io mi preoccupo, perché molti cittadini, ma anche molti vostri lettori e
ascoltatori certo. Si ricordano che lui i progetti li bruciava, mi ricordo che lui bruciava un progetto di università d'annunzio mortificando non solo i docenti universitari ma anche gli studenti che lavoravano in un progetto, quindi mi preoccupo perché credo che lui non sia un tecnico, probabilmente voleva sembrare un tecnico ma non lo fa. Io mi sono fatto fare una relazione dal comandante dei vigili che certifica che la strada risponde a tutti i criteri relativi alla sicurezza del traffico e ho portato le cartografie del progetto che, se lei mi aiuta perché può essere pure che io mi sbaglio, lui dice che la via Roma era di 2,25 metri, quindi 4,50 metri. Lei legge qua 4,50 metri? No. 5,50 metri. Questa documentazione chiaramente porta la firma del tecnico che ha fatto il progetto col protocollo. Quindi questi dati verranno tutti esposti quando farò la riunione su Via Roma, dove dovrò necessariamente parlare di quella cattiveria che ha detto ai anche cittadini. Perché lui l'ha già fatta la riunione in Via Roma. Sì, lui l'ha già fatta e chiaramente mi dà anche la possibilità di tornare con argomenti seri, concreti sulla Via Roma che è il nostro fiore all'occhiello, perché dopo 20 anni tornare su Via Roma, riqualificarla, creare anche parcheggi che non ci sono. Noi abbiamo nella nostra variante del piano regolatore le aree che sono della ex Fornace modificate nella loro consistenza, oggi presentano un'area a parcheggio su tutto il fronte strada, quindi abbiamo pensato realmente a Via Roma e a quello che sarà il futuro di Via Roma. Abbiamo perso tempo perché la forestale ci ha posto dei vincoli che noi abbiamo dovuto comunque in un modo o nell'altro rispettare. Ma la cosa grave che ha detto a Via Roma ai cittadini, indicando con il dito i cavi di Ferrovie dello Stato, quel cavo non si è interrato fino ad oggi per colpa di Luciano Marinucci. Questo secondo me se lo poteva risparmiare perché... La ritiene una bugia? Non solo una bugia, io ho portato qui la mail che mi ha fatto Terna nella persona di Adel Motavi, che è la stessa persona con cui ha trattato lui e quindi successivamente io. L'abbiamo conosciuta anche noi della stampa. Perfetto, con cui ho avuto anche una serie di discussioni, ma alla fine ha apprezzato il lavoro che abbiamo fatto come amministrazione comunale, perché la differenza tra la mia amministrazione e la mia squadra è quella di aver portato in un protocollo d'intesa da parte sua solamente l'interramento di questi cavi. Io ho portato 3.400.000 euro che serviranno per compensare i cittadini di San Giovanni Teatino di quel passaggio di quel cavidotto che viene dal Montenegro, che è un'opera impattante che lui ha autorizzato. Se fossi stato io il sindaco probabilmente sarebbe passato in un'altra area del comune di San Giovanni Teatino, così come è successo a Pescara. Ma Terna dice, e qui cito testualmente, ma questi documenti poi li farò vedere ai cittadini di Roma, perché io non è che vado a raccontare in giro. Saranno a disposizione di tutti. Io li porterò in tutte le riunioni, tutti i miei documenti, timbrati, protocolari, filmati, verranno dati. E Terna dice che gli interventi previsti nel protocollo d'intesa saranno effettuati non appena il collegamento con il Montenegro sarà completamente entrato in esercizio. Cordiali saluti Motavo. Che significa? Significa che Terna in Italia, ovunque, doveva fare opere di compensazione, significa che prima impattano, quindi prima realizzano l'opera e poi rinfrancano, compensano. Quindi siccome nessuno ha visto i lavori del cavo, perché il cavo si trova una parte in Cina che lo stanno ancora avvolgendo e una parte è ferma al villaggio Alcione, quindi potete immaginare quando verranno interrati questi cavi. E certo non per colpa mia e probabilmente, voglio essere onesto, nemmeno per colpa di Verino Caldarelli, se fosse stato lui il sindaco. Terna opera e ragiona così. Quindi lei non ha svenduto la città a Terna come è stato accusato? Guardi, io nel materiale della mia campagna elettorale, di tutte quelle verità che noi abbiamo fatto in questi anni, c'è un passaggio anche su Terna. Noi abbiamo portato ai cittadini di San Giovanni Teatino la sicurezza, la tranquillità di uno studio poi approfondito da uno scienziato locale, un giovane docente universitario di San Giovanni Teatino, Piero Chiacchiaretta, e un cittadino che l'ha affiancato, dove in questo studio si certifica solo oggi che il cavo comunque non arreca nessun problema, nessun documento alla salute dei cittadini. Ho portato 3.400.000 euro che lui non aveva portato e rientrerà nelle compensazioni anche la chiesa che la parrocchia sta realizzando a firma di Botta. Il contributo verrà a breve svelato nella sua entità e oltre le 400.000 euro che abbiamo già dato noi come Comune San Giovanni di Teatino con un precedente impegno già preso. Quindi noi non solo abbiamo pensato ai cittadini, abbiamo pensato anche alla nuova chiesa. E questa è una cosa che secondo me la chiesa deve valutare molto attentamente, perché credo che la neutralità di chi oggi vive nella chiesa è un atto dovuto alla cittadinanza tutta, perché la chiesa non può tirare per la giacca nessuno.
So per certo che l'amico Luciano Passeri ci sta già preparando qualcosa di prelibato, caro sindaco. D'altra parte qui ci troviamo molto bene, intanto assaggiamo questi antipasti, ma poi seguiranno anche primi e secondi piatti qui all'interno del ristorante Foconè in via Amendola sulla Tiburtina Valeria, a San Buceto di San Giovanni Teatino, a 4 passi dall'aeroporto Liberi. A proposito di aeroporto, anche qui ci sono delle forti fibrillazioni, delle forti polemiche, perché l'ex sindaco ha anche detto che oggi come oggi il comune di San Giovanni Teatino, che d'altra parte ha più di 3/4 del territorio su cui sorge l'aeroporto Liberi, non conta assolutamente nulla in sede di consiglio di amministrazione, in sede proprio di decisioni. E in altre realtà della nostra penisola un aeroporto è sempre riuscito a portare ricchezza e benessere sul territorio, cosa che non accade, non avviene oggi come oggi a San Giovanni Teatino. Che risponde? Beh, io veramente un argomento del genere, se fossi stato nel mio avversario, non l'avrei tirato fuori, perché è pieno di contraddizioni, come sempre. In che senso? Nel senso che, allora, la lista di Caldarelli è appoggiata dal Partito Democratico, che amministra la Regione Abruzzo. Lei mi ha fatto delle domande che avrei dovuto, non so se rispondere a nome di Renzi, a nome del governatore, a nome del sindaco San Giovanni Teatino, però questo lo dobbiamo dire. Il Partito Democratico, grave nella sua posizione politica su San Giovanni Teatino, sponsorizzando un candidato che probabilmente nella storia sembra combattuto, non ha detto nulla quando San Giovanni Teatino ha dovuto subire l'onta di essere cancellato dal Consiglio di Amministrazione della Saga proprio per un provvedimento di modifica dello Statuto della Saga che la Regione Abruzzo, il Partito Democratico, ha fatto a livello regionale. San Giovanni è fuori per colpa del PD. E certo, io non è che mi potevo incatenare davanti all'aeroporto se la Regione Abruzzo fa le leggi e le fa contro il Comune di San Giovanni Teatino. Noi comunque, proprio perché siamo un gruppo di persone propositive, abbiamo voluto dialogare con la Saga. A breve spenderemo parte di quel 1,2 milioni che verrà compensata la terna sui 3-4 anche sull'aeroporto. Metteremo dei pannelli fonoassorbenti che dei cittadini ci hanno chiesto nella zona di via Ciancetta, via Molino e una parte di via Diglio, proprio per attutire il rumore degli aerei che fanno le manovre. Sono indispensabili. Quindi, e non spendiamo soldi della collettività. Ma nella nostra variante al piano regolatore, l'area della ICO oggi, probabilmente ex ICO domani, è previsto il parcheggio dell'aeroporto, un'area terziaria a servizio dell'aeroporto e la fermata del treno della metropolitana di fronte all'aeroporto. Noi saremo l'unico comune italiano, l'unico aeroporto italiano che avrà la fermata del treno di fronte all'aeroporto. Credo che questi sono dati che qualche cittadino già si è cominciato a chiedere, me l'hanno riferito. Io questo aspetto il più delle volte lo trascuro, ma sono i cittadini che me lo vengono a far notare, perché il cittadino di San Giovanni Teatino è cambiato, è un cittadino intelligente, ascolta, legge, forse deve ancora imparare a liberarsi delle catene, e questo l'ho riscontrato anche nella gestione delle società, che magari poi dopo, se lei mi fa parlare anche di futuro, sì, io potrei anche toccare, ma sull'aeroporto noi ci abbiamo messo tanto, benché non contiamo niente. Abbiamo riprogrammato il nostro territorio, questo è quello che deve fare un'amministrazione comunale. Quindi, se San Giovanni è fuori, caro Caldarelli, chiedilo ai tuoi compagni di merenda, il Partito Democratico. Ecco, a proposito di futuro, così cambiamo pagina e ci avviciniamo nel frattempo anche in addirittura d'arrivo. È vero che lei è contrario alle partecipate, nel suo programma non prevede un futuro roseo per le partecipate? Beh, adesso sto parlando a Renzi, non a Luciano Marinucci. Io credo di essere una persona seria. Loro hanno fomentato questi dipendenti più di una volta a venire in consiglio comunale a protestare contro l'amministrazione che ha fatto solo un'azione concreta nei confronti dei dipendenti della ex FB, ora SGT Multiservizi, quindi una municipalizzata, dove io con un'azione amministrativa ho salvato 54 posti di lavoro e l'ho detto in consiglio comunale. È il governo nazionale che sta modificando queste norme attraverso il disegno di legge Madia, ma già la relazione di Cottarelli, dove metteva queste società in seria difficoltà e quindi preoccupazione. Ne dovevano diventare da 9.000 a 1.000. Noi, prima che uscisse fuori questo disegno di legge, con la nuova società abbiamo sottoscritto un contratto per 10 anni per questi dipendenti. Inoltre abbiamo preparato un piano industriale sottoscritto con i sindacati
e anche col prefetto, perché io ho avuto una diffida da parte delle organizzazioni sindacali per risolvere questo annoso problema che adesso è risolto. Io voglio parlare ai 54 dipendenti dell'FB Servizi. Lasciate perdere le chiacchiere, ascoltate chi oggi realmente ve l'ha dimostrato con i fatti, che ci tiene al vostro futuro. Noi vi abbiamo dato 10 anni di certezza e io di più non posso impegnare, perché la mia firma vale 10 anni come valeva 10 anni quella firma di chi aveva sottoscritto quel contratto. Siete liberi, non dovete fare volantinaggio per nessuno come avete sempre fatto. Rimanete nelle vostre case, giudicate il lavoro di chi ha amministrato e di chi vuole proporsi per amministrare e scegliete liberamente. Io non vi chiamerò in nessuna assemblea politica, perché sono realmente contro al fatto di dover tenere sulla corda persone che hanno il diritto di lavorare anche per il comune. Quindi 54 posti di lavoro, se sono stati salvati a San Giovanni Teatino, lo devono esclusivamente alla mia amministrazione, che non è che li ha salvati perché voleva accattivarsi le loro simpatie, è perché i cittadini di San Giovanni Teatino, nella loro interezza, godono di servizi di alta qualità e di anche ampia economicità. E questa economicità noi la continueremo a garantire anche per il futuro. Pure se il governo modifica la legge e mi imporrà di chiudere le società, noi faremo di tutto per stare al fianco dei dipendenti e per salvare i cittadini. Manipolare le dichiarazioni non tenendo conto che quello che ho detto all'inizio era la realtà, cioè che io non posso andare contro il governo fino in fondo, ma per quanto riguarda la mia azione e della mia squadra, noi vi abbiamo messo al sicuro e dormite sonni tranquilli. Comunque sia, rispetto a 5 anni fa, lei potrà contare su una squadra molto più forte, composta anche da noti personaggi della politica cittadina che hanno aderito al progetto di Luciano Marinucci. Oggi come si sente? Più tranquillo rispetto a 5 anni fa? Allora, io credo che 5 anni fa il mio candidato, oggi amico, anche allora era amico, Ezio Caccheretta, ha pagato il tono di un referendum contro Verino Caldarelli. E poi il risultato elettorale, lui secondo le non eletti, lo ha dimostrato nei fatti. E noi ci siamo confrontati in Consiglio Comunale con Ezio Chiacchieretta, che oggi fa parte della mia squadra ed è uno dei perni fissi della squadra, e abbiamo fatto un'amministrazione seria. Nei punti dove lui mi rimproverava, noi abbiamo avuto il coraggio di tornarci e poi sarebbe tutto culminato in una nuova squadra di gente che vuole veramente amministrare San Giovanni Teatino. I miei candidati, io non è che voglio dire che i miei sono migliori e quelli degli altri sono i peggiori, ma noi siamo tutta gente che lo ha dimostrato nei fatti, nella vita civile, di essere a disposizione dei cittadini. Quindi i miei candidati nuovi comunque sono tutte persone che hanno una professionalità. E questo non è indispensabile, ma se ce l'hai è anche meglio. E come no? Ma hanno dimostrato nei fatti di essere già impegnati nel sociale e sulle sorti del paese di San Giovanni Teatino. E per me è un grande orgoglio e adesso sono veramente sereno, perché con Ezio, con Giorgio, con quelle persone... Ecco, parliamo anche di un altro grande personaggio che è tornato nella sua squadra, Paolo Cancellano. Altro personaggio molto conosciuto a San Giovanni Teatino, con cui ha avuto per alcuni anni anche delle diatribe. Io credo che con Paolo Cacciagrano, a parte l'avevo detto che tutto si sarebbe risolto in una bolla di sapone, ha prevalso l'amicizia. Il buon senso, diciamo. E il buon senso. Ad oggi è tornato ad essere uno dei miei più grandi sostenitori, anche se moralmente, perché in questo momento Paolo sta in difficoltà, e io gli faccio veramente non solo gli auguri di Luciano Marinucci, che potrebbero sembrare riduttivi, ma di tutto San Giovanni Teatino, che lo conosce, che lo stima e che lo apprezzano per quello che lui ha fatto negli anni fino ad oggi. Il rapporto recuperato con Paolo è l'ultimo diciamo tassello di un gruppo di persone, con Ezio, con lui, con Roberto Ferraioli, con Efrem Martelli, che sono gente che comunque ha già amministrato San Giovanni Teatino, che compongono una grande squadra di amministratori. La mia è veramente una lista, non forte nei numeri, perché 2 più 2 è vero che fa 4, non è pensabile che non faccia 4, e quindi potete stare tranquilli che farà 4, ma è una squadra affidabile. Io sono già nella mente dei cittadini che riceveranno la brochure con il nostro nuovo programma amministrativo, che è un programma di grandi iniziative sul commercio, sull'investimento del comune, oltre 10 milioni di euro da investire. Ma è una squadra di gente che dà tranquillità a tutti quanti, e faranno a gara per andare a individuare quali saranno i soggetti che sicuramente riconosceranno. Nelle altre liste non lo so, o forse perché troppo giovane, o forse perché anche un po' estranei ai problemi della gente, qualche difficoltà l'avranno. Brevemente, in pochi secondi, è possibile dire pubblicamente da dove ripartirà l'azione amministrativa della sua squadra, ovviamente in caso di vittoria?
Allora, la nostra squadra riparte da quel tesoretto reale, concreto, che è oltre 10 milioni di euro che noi andremo a spendere. Parte le abbiamo già spese per realizzare le nostre opere. Tutto quello che faceva parte del mio programma è stato appieno realizzato. E le promesse del futuro saranno concrete perché sono tutte alla portata e sicuramente parleremo di sviluppo, di occupazione, di vivibilità, quindi piste ciclabili, verde pubblico, parcheggi. Questa è la nostra idea e l'abbiamo già dimostrato di essere in grado perché le piste ciclabili le stiamo costruendo in questo momento, i parchi li abbiamo fatti, la riqualificazione l'abbiamo fatto, particolare attenzione al verde e anche allo sviluppo edilizio. E poi se ho due secondi per dire prego. Che il nostro piano regolatore che è a conclusione, proveremo a breve tutte le osservazioni che sono state tutte accolte, Rino Caldarelli ha annunciato ricorso per solo 2 ore di ritardo, quindi non nel contenuto, non nella possibilità di far lavorare la gente, le imprese che lui dice che stanno aspettando il nostro piano regolatore, lui si oppone per 2 ore. Questo devono capire gli imprenditori che sono andati alle riunioni e i tecnici locali, che per un fatto di lana caprina oggi si voglia buttare il lavoro di un anno che comunque costate ai cittadini tante risorse. Valutate. Saranno questi gli argomenti della prossima campagna elettorale, di questi caldi giorni che ci separano di qui al prossimo 5 giugno, quando si tornerà al voto anche a San Giovanni Tatino. Per il momento grazie, ringraziamo per la squisita partecipazione l'attuale sindaco, il primo cittadino di San Giovanni Tatino, l'amico Luciano Marinucci, ospite del nostro programma all'interno del ristorante Foconè. Vi ricordo in via Mendola, sulla Tiburtina Valeria, a 4 passi dall'aeroporto, un locale che vi aspetta tutti i giorni per farvi gustare quelli che sono i piatti tipici, piatti storici, quelli che hanno fatto davvero il cammino della nostra cucina nel mondo. Un saluto all'amico Luciano Passeri, pluridecorato chef della ristorazione italiana, un ringraziamento al sindaco e naturalmente a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti! Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta!